L'Anorese rifila un netto 3-0 a San Cesario, fanalino di coda del torneo e sale al quinto posto in classifica, a quota 19 punti. È stata una gara dominata dai verdi azzurri che hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva al Frughiri. L'Anorese ha iniziato col piglio giusto al secondo minuto, il tiro di Del Sole viene deviato da un difensore in corner. Gli uomini del tecnico Marco Mariotti insistono e al settimo Cappai di testa sfiora il palo su un traversone di Pingittore. L'Anorese va vicino all'1-0 con Cappai, servito da Del Sole, ma la palla centra il palo e poi un difensore libera, è il tredicesimo. Alla mezz'ora l'Anorese passa meritatamente in vantaggio con Verachi che chiude un'azione insistita dei verdi azzurri. Il primo tiro è di Alonzi, ma un difensore respinge. La palla arriva a Cappai che costringe Sabelli al miracolo. Alla fine la sfera arriva a Verachi che da pochi passi realizza la sua prima rete in verde azzurro. L'Anorese non si ferma e cerca il raddoppio che arriva al 42esimo. Il tiro di Bianchi colpisce il palo. La palla arriva ad Alonzi che da pochi passi supera il portiere Sabelli. Nella ripresa i padroni di casa cercano di chiudere la pratica, ma all'ottavo arriva l'unica occasione per i laziali con Taverna che impegna Frasca che però si fa trovare pronto. L'Anorese vuole il 3-0, Verachi imbeccato da Cappai si mangia al sedicesimo una rete fatta calciando a lato. L'Anorese chiude la pratica al 21esimo con Cappai in acrobazia su corner battuto da Verachi, una rovesciata che ha fatto scattare in piedi il pubblico del Frughiri. Nel finale da registrare un tiro di Taverna che sfiora l'incrocio al 34esimo e il colpo di testa di Fall su corner che finisce alto.